Certo, è un vero paradosso. Mentre l'Europa prova ad essere più unita, l'Italia si scopre sempre più divisa. Con il recovery fund da 750 miliardi di euro, Bruxelles ha gettato questa settimana le basi per un'unione tra stati fondata sulla solidarietà, l'embrione di un'Europa più coesa. In Italia invece, la paura del Covid ci fa muovere nella direzione esattamente opposta. Meno coesione e più barriere. Alla vigilia della festa della Repubblica sembra di tornare all'Italia del Medioevo, quella dei principati locali, delle piccole patrie. Sicilia e Sardegna, tra le regioni meno colpite dal coronavirus, chiedono di chiudere i confini a quegli italiani del nord potenzialmente ancora contagiati. I liguri invece, che vivono del turismo di Lombardia e Piemonte, sono pronti ad accogliere tutti e intanto ci sono i lombardi che si sentono ingiustamente sotto accusa da mesi e vogliono ripartire insieme agli altri, non essere lasciati indietro, insomma. E insomma, tutti divisi appassionatamente, fioccano i passaporti sanitari e i dubbi sui dati taroccati delle singole regioni. C'è chi vuole aprire tutto e c'è chi è pronto invece al coprifuoco. Così rischiamo di farci male da soli. L'Europa ci guarda e si chiede se fa bene a fidarsi di noi. Ma noi ci fidiamo di noi? Sigla. Sono praticamente convinto che dal 3 i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia. Abbiamo solo 9 Covid nelle terapie intensive del Veneto. La distinzione tra cittadini che arrivano da una città anziché da un'altra non è prevista nella nostra Costituzione. Vergogna! Avete attaccato i medici di famiglia! Un mese prima della pandemia! 6 anni di studio per poi ritrovarci senza niente. È una questione di dignità. I presented just yesterday a recovery plan for Europe. È un'occasione che l'Italia non deve perdere e sono certo che non perderà. Possiamo quindi dire che il campionato riprende il 20 giugno. Grazie di essere qui oggi in questa cornice splendida. Se non riaprite in sicurezza il prima possibile le scuole, siete complici del disastro di questo paese. La riapertura delle scuole a settembre è un obiettivo condiviso da tutto il governo. Pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento. Senatori favorevoli 148, senatori contrari 87. Stiamo cercando di ottenere la maggioranza dal Partito Democratico per votare la revoca. Ha cambiato il mondo, ha cambiato lo scenario anche delle concessioni, quindi è giusto ragionarci e costruire un nuovo inizio. E allora buongiorno, ben ritrovati all'Area che tira. Siamo alla vigilia del lungo weekend del 2 di giugno, oltre il quale c'era stata promessa la riconquista della libertà piena e ancora non sappiamo se davvero sarà così per tutti e solo per qualcuno. Prima di parlare con i nostri ospiti però andiamo subito a Milano, all'ospedale Sacco, dove sta parlando l'assessore alla sanità della Regione Lombarda, Giulio Gallera, al centro della polemica scatenata sul sospetto che i dati della Regione siano taroccati. Sentiamo Gallera. Sì, vabbè, oggi escono i dati dell'Istituto Superiore, noi li mandiamo tutte le settimane, c'è un sistema che secondo noi è migliorabile di indicatori, ma è un sistema puntuale, approfondito, quindi lasciamo che chi deve fare sto mestiere lo faccia. Farete causa alla Fondazione che funziona? Vediamo l'attesa, vediamo cosa ci dice. Farete causa alla Fondazione Gimbe che ha detto che i dati sono falsificati? A me spiace, perché voglio dire, Cartabellotta era, io l'ho sempre incontrato, una persona seria, una fondazione solida. Se poi le valutazioni si fanno su, voglio dire, delle schermate che vengono date e non sui dati che vengono forniti con una grande puntualità, siamo la regione che fornisce meglio i dati, addirittura con tutte le valutazioni degli inizio sintomi, e che peraltro anche i giornali e i media hanno avuto modo di verificare e comprendere. Solida, puntuale, dettagliata sin dall'inizio, molto trasparente. Ora che la Fondazione Gimbe venga a dare dei giudizi sommari totalmente inappropriati è sbagliato e quindi non è consentito. Non c'è una mancanza di tamponi, c'è un numero sufficiente di mappatura per dire che la Lombardia è tranquilla, dato che il 65% dei nuovi contagiati ancora sono in Lombardia.
No, questo noi stiamo facendo un'attività di screening, come ben sapete, molto anche articolata e ampia, no? Noi abbiamo, è partito il governo a fare lo studio di sieroprevalenza, con per ora ha fatto poche centinaia, noi siamo già a più di 150.000 sierologici fatti sugli operatori sanitari, sulle persone, quindi è chiaro che più noi andiamo a cercare e ad allargare lo spettro, più in qualche modo anche emergono alcune situazioni, per cui stiamo facendo un lavoro molto approfondito in Regione Lombardia. Lei stessa allora detto, rientriamo in studio, perché queste parole sono la difesa della Regione Lombardia rispetto a quelle accuse lanciate da Nino Cartabellotta ieri, che tra poco verrà a rinnovarcele, e ovviamente gli opporremo le ragioni espresse dal assessore Gallera. Insomma, un ulteriore elemento di incertezza che si aggiunge all'incertezza del governo, che ancora non ha deciso se il 3 di giugno ripartiremo tutti insieme oppure no. E da qui ripartiamo con i miei ospiti. Do il benvenuto al direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Buongiorno e bentrovato all'Aria che Tira. Saluto da Bari Antonio De Caro, sindaco del capoluogo pugliese, ma soprattutto rappresentante di tutti i sindaci d'Italia. Dal Piemonte saluto Andrea Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, e vedo collegata con noi anche Buongiorno. Barbara Lezzi, senatrice del Movimento 5 Stelle ed ex ministro del Sud. Parto proprio da lei, Lezzi, e le chiedo, anche alla luce dei dati degli ultimi giorni che fotografano un Sud che è sostanzialmente a zero contagi e alcune regioni del Nord in cui ancora i contagi sono oltre le centinaia, è giusto immaginare una ripartenza tutti assieme? È giusto che invece si parta separati, o è giusto che tutti stiamo fermi in attesa che i dati migliorino in nome di una sorta di solidarietà nazionale? Ma qui non si tratta soltanto di solidarietà, qui si tratta di una innegabile sinergia che esiste tra le regioni del nord e le regioni del sud. A me non ha mai appassionato questa diatriba nord-sud, io immagino sempre ed auspico un paese unito che va nella stessa direzione. Il sud non può fare a meno del nord e il nord non può fare a meno del sud. Ora, rimettiamoci ai dati e a quello che il governo ha detto, ovvero se il comitato tecnico scientifico, una volta ascoltato il comitato tecnico scientifico, darà il via libera alla riapertura, ben venga la riapertura di tutte le regioni. Io sono piuttosto sconcertata dalla schizofrenia leghista che da una parte cioè in Sardegna propone addirittura questa carta d'identità sanitaria e dall'altra invece si indigna e si offende per la richiesta di un suo collega di partito. Allora cerchiamo, a mio avviso, di seguire la scienza per tutto quello che è possibile, e poi il decisore politico deve fare la cosa comunque più giusta e in equilibrio. Lei auspica che dal 3 di giugno tutti i cittadini italiani lo stesso diritto di movimento. Quindi io auspico che dal 3 di giugno apertura ci siano le condizioni di tutti per l'apertura di i confini. Tutte le regioni. Allora mi chiede di nuovo la linea Andrea Milluzzi. Sud, dico, un attimo solo Lezzi, perché Andrea Milluzzi mi chiede nuovamente la parola per riferirci un'ultima dichiarazione di Gallera. Sì Francesco, buongiorno, ti riferisco invece a quello che l'assessore Giulio Gallera ha detto in merito proprio alla riapertura. Ha detto testuali parole: entro l'8 noi avremo dati più consolidati, quindi forse è più prudente aspettare di avere una mappatura completa di queste due settimane di riapertura. Ricordiamo che la previsione invece era di riaprire tutto per il 3 giugno, quindi sostanzialmente Gallera chiede una settimana in più, dati consolidati in più, prima di decidere di riaprire tutto. A domanda diretta, se le regioni del sud, come sappiamo, dovessero continuare invece a chiedere una riapertura il 3 giugno, non sarebbe un danno per la Lombardia rimanere l'unica regione isolata? Gallera ha risposto: spero che questo non succeda, spero che sia una decisione comune, ci sono dei tecnici al Ministero che devono leggere questi dati, ma appunto secondo lui necessitiamo ancora di una settimana in più. A questo proposito Francesco ti aggiungo anche le parole del vice ministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni, che è entrato pochi minuti prima di Gallera qui al Sacco, dove stanno per inaugurare un nuovo reparto di terapia intensiva, il quale ha detto: speriamo, noi vogliamo una riapertura comune di tutta l'Italia. Chi parla di passaporto sanitario, quindi il presidente della regione Sardegna Solinas, dovrebbe accendere il cervello, testuali parole, prima di parlare. Noi siamo per una riapertura corale. Ultimissima cosa, professor Galli, primario qua dell'ospedale Sacco, ha invece detto che per lui, la sua opinione è che pensare di tenere chiusa solamente la Lombardia, quindi un'intera regione,
situazione è logisticamente e tecnicamente impossibile, quindi anche lui è per una riapertura comune. A suo avviso i dati invece di questi giorni sono buoni, perché si riferiscono, i nuovi contagi si riferiscono alla vecchia epidemia, quella prima della riapertura. Andrea, e quindi sono dati in questo senso incoraggianti. Voglio che su queste posizioni anche contrastanti il parere di Fabio Tamburini, a cui do nuovamente il benvenuto all'Aria che tira. Direttore, insomma, è possibile immaginare, dopo aver sostanzialmente consentito a tutti gli italiani di ritornare alla vita comune, di bloccare alcune regioni in base alle curve epidemiologiche? Oramai le stalle sono aperte, come dice Galli. Ma francamente ci sono almeno un paio di cose che a me proprio non piacciono. La prima cosa che non piace è questo clima di rissa tra i mille campanili, che da una parte rappresentano la ricchezza di questo paese, ma rappresentano anche un grande handicap, perché accendono una litigiosità di cui francamente se ne farebbe volentieri a meno. La seconda cosa che a me proprio non piace è il fatto che qui ognuno spara la sua idea e francamente se ne sentono di tutti i colori. Io non vorrei arricchire questa gamma di stupidaggini che vengono dette, perché poi alla fine io credo che ognuno debba fare il suo lavoro. E di conseguenza qui c'è un tema che è proprio di carattere epidemiologico, cioè di carattere sanitario, e quindi che parlino gli esperti e gli altri, francamente, se stessero zitti sarebbe un arricchimento per tutto il paese non banale. Basta polemiche, che poi sono spesso polemiche strumentali. Cerchiamo di capire qual è la strada migliore da un punto di vista sanitario e per l'economia del paese, ed evitiamo le risse che, direttore, spesso, però, ripeto, sono soltanto strumentali e di parte. Al di là del fatto che, come giustamente dice, ciascuno deve fare il suo mestiere, però non rischiamo di arrivare troppo a ridosso? Non è la prima volta, anche nel weekend precedente al 4 di maggio ancora non si sapeva bene come saremmo ripartiti, lo stesso nel weekend precedente al 18 e ugualmente in questo momento. Insomma, ciascuno fa il suo mestiere, però lo faccia bene. Sono assolutamente d'accordo, a me pare che nel caso specifico venga fatto male, perché non si può prendere le decisioni all'ultimo minuto. Ci si pensi bene, si abbia il coraggio delle decisioni che si prendono e possibilmente non si arrivi all'ultimo momento. La scelta di arrivare alla domenica sera a fare i proclami via Facebook, a mio avviso, è una scelta profondamente sbagliata, e tutti hanno le scatole piene di sapere le cose all'ultimo momento. Ci pensassero prima e lo dicano al paese, che ha bisogno di avere indicazioni chiare e tempestive, non a babbo morto, perché questo sta ormai succedendo troppo spesso. Sindaco De Caro, tra poco arriviamo anche alla trattativa molto accesa tra governo e comuni sul fronte dei finanziamenti, però da uomo del sud che governa una città molto importante del Mezzogiorno, lei ritiene che sarebbe giusto diversificare le riaperture, oppure è giusto che tutta l'Italia riparta insieme anche a costo di convincere i suoi cittadini di restare fermi altre una o due settimane per essere solidali con quelli del nord? Io concordo con quello che ha detto il direttore nel suo intervento, nel senso che la questione è una questione di carattere sanitario e deve restare nell'ambito della sanità. Sono gli esperti che devono decidere che cosa dobbiamo fare, e poi non so perché il confine regionale, non magari il confine di una zona che può essere provinciale, comunale, perché le regioni, il virus non è che conosce i confini di carattere amministrativo. Restiamo nell'ambito sanitario, perché se la situazione diventa una situazione dove interviene la politica, interviene l'ideologia, rischiamo di portare il tutto all'interno di una questione che può sfociare in una sorta di razzismo
legato alle vacanze, ecco, un razzismo da vacanza, e questo non va bene. Dobbiamo affidarci a quello che ci dicono gli esperti dal punto di vista sanitario, rispettare le indicazioni. Un paese, una domanda che base... cosa fa? Studia, approfondisce e individua delle regole, e le regole le dobbiamo rispettare. Chiaro. Ora, abbiamo dimostrato un'unità straordinaria in questo paese. Non c'era il nord, il sud, le regioni, i comuni durante la prima fase, che è stata la fase più complicata, quella dell'emergenza sanitaria. C'erano pazienti che si spostavano da una regione all'altra, medici che si spostavano da una regione all'altra. Adesso dobbiamo dimostrare nella fase della ripartenza la stessa unità che abbiamo dimostrato. Una nella domanda prima secca fase. Però sindaco, se siamo molto meglio di come ci nella giornata di giovedì arrivasse un pullman da Bergamo a Bari per godersi le meraviglie della sua città e della sua costa, lei personalmente e immagino i suoi concittadini sarebbero preoccupati? Se le autorità sanitarie nazionali diranno che questa cosa si può fare, saremo tranquilli sulla base delle indicazioni che arriveranno dall'autorità sanitaria nazionale, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre rispettato le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie su basi scientifiche. Se invece diventa un dibattito politico, ideologico, è chiaro che i cittadini poi non ci seguono più. Se noi ai cittadini spieghiamo, a tutti i cittadini, che ci sono delle questioni sanitarie, i cittadini rispettano le indicazioni che arrivano, così come siamo stati tutti in casa quando ci è stato detto di stare in casa. Andrea Del Mastro, dunque è giusto che la politica faccia un passo indietro, lasci, come è stato finora, la parola ai medici e agli esperti, e in ultima istanza debbono essere loro a decidere come ci dobbiamo comportare? Ma io credo che la politica debba raccogliere le indicazioni medico-scientifiche per poi fare delle scelte. Una delle scelte, secondo me, della politica deve essere, per esempio, che si deve riaprire contemporaneamente. L'Italia in questo momento è in grande difficoltà. Io ritengo che solo un paese cucito o ricucito ce la può fare, coordinandosi insieme. Ha però ragione il direttore quando dice... meno penso così di interpretare il suo pensiero, e in ogni caso io la vedo così, non aiuta una comunicazione sincopata, naif, superficiale, avventata, che avviene tramite i social, perché è vero che la politica deve ascoltare i dati medico-scientifico e sanitari, però poi ne deve fare sintesi seriamente e poi deve affidarsi ad una comunicazione che non è pop, social, immediata, just in Chiarissimo. Time, ma allora, serie più istituzionali. Noi stiamo compulsando le agenzie per vedere se finalmente arrivino queste pagelle sanitarie che tutti aspettiamo dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, ma mentre ci arrovelliamo nel domandarci se da giovedì prossimo troveremo la nuova libertà di spostamento, ci sono i problemi che assillano questo paese. Come utilizzare quelle grandi risorse che ci arrivano dall'Europa? Ma prima di ragionare di questo, andiamo in piazza, andiamo fuori da Montecitorio, perché oggi è una giornata di protesta di persone con cui abbiamo avuto molta confidenza negli ultimi tempi. Camici bianchi. Nicole Di Giulio, spiegaci tutto. Giovani medici neolaureati li hanno chiamati al nord in piena emergenza sanitaria per coprire i vuoti di organico. Adesso sono tornati e per loro non c'è futuro. Per questo sono in piazza oggi qui a Montecitorio e in tante altre piazze italiane per dire basta alla precarietà dovuta a quello che vedi scritto qua, l'imbuto formativo. Ogni anno i laureati sono circa 10.000, ma i posti di specializzazione meno della metà. Chi resta fuori entra nel limbo dei cosiddetti camici grigi, medici sì, ma senza specializzazione, quindi precari, come Lusi, che è calabrese ma lavora qui a Roma. Vi sentite abbandonati dal governo? Dunque, noi non è che ci sentiamo abbandonati, noi siamo stati abbandonati dal governo, che con una mossa soltanto praticamente ha abbandonato due categorie di persone, i medici e i cittadini italiani. L'abbiamo visto durante la pandemia.
scoperchiato una voragine, una vera e propria voragine che noi medici sapevamo già che c'era, ma oggi è alla portata di tutti. Sono stati richiamati dalla pensione dei pensionati di 80 anni passati per fare gli anestesisti, cosa che non potevano fare perché erano in pensione. Questo perché? Perché mancano gli specialisti in Italia. I medici ci sono, ma gli specialisti no. Perché? Perché non ci permettono di formarci, ci fanno laureare, spendono 150.000 euro a persona per farci laureare e poi la nostra preparazione rimane monca. E questo fa sì che non ci siano abbastanza specialisti, questo fa sì che non ci sia abbastanza assistenza per i cittadini italiani e questo fa sì che ci siano 30.000 morti come li abbiamo avuti. Cioè, domandiamocelo, se avessimo avuto un numero di specialisti congruo, avremmo avuto tutti questi morti? Io non credo, basta guardare la Germania. Allora, Nicole, arriviamo tra poco adesso di nuovo in piazza perché voglio sentire la voce anche di altri medici che attendono la specializzazione, però voglio subito sentire su questo Barbara Lezzi, perché è davvero curioso che un paese che ha subito gli effetti di una terribile pandemia non sia in grado di garantire non solo un futuro ai medici, ma anche un maggiore numero di persone dentro i nostri ospedali. Per risponderle io non posso che tornare indietro a come abbiamo trovato la situazione nel momento in cui è esplosa la pandemia. La sanità ha visto 37 miliardi di tagli negli ultimi anni. Ora, dall'ultima legge di bilancio, decreto Cura Italia e l'ultimo, il decreto rilancio, noi abbiamo rimesso sul tavolo 7 miliardi. Nessuno avrebbe mai potuto immediatamente risolvere tutti i problemi che si sono accumulati negli anni. Noi non stiamo abbandonando proprio nessuno. Però ci vuole il tempo e ci vogliono le risorse necessarie e lo ribadisco, abbiamo messo sul tavolo 7 miliardi dopo i 37 che negli anni sono stati tagliati. Ora è chiaro che ci sono le persone scontente che aspettano delle risposte e quelle competenze che noi dobbiamo sicuramente riqualificare, rivalorizzare e dare questi servizi ai cittadini, ma farlo in 2, 3 mesi, 4 mesi, questo è sostanzialmente impossibile. Mi soffermo. Io quello che voglio, di cui voglio rassicurare le persone. Mi voglio soffermare sul numero che lei ha citato, 37 miliardi di tagli negli ultimi anni, sono precisamente quelli che l'Europa potrebbe metterci a disposizione se immediatamente attivassimo il prestito MES che serve proprio per fare investimenti sulla sanità. Perché continuano ad esserci tanti dubbi sull'attivazione di questo strumento? No, guardi, è sbagliato il paragone che sta ponendo innanzitutto, perché l'Europa ci ha imposto dei tagli per rientrare in alcuni parametri profondamente sbagliati e colgo l'occasione per dire che questa è l'occasione anche per archiviare il patto di stabilità e crescita che ha clamorosamente fallito e questo è proprio il momento di fare anche questa battaglia finalmente. Detto questo, ci imponevano questi tagli perché erano ritenuti soltanto spesa corrente gli stipendi dei medici e degli infermieri e non in realtà delle spese strategiche, perché ci avrebbero consentito di essere più solidi e di affrontare meglio determinate situazioni di emergenza. Quando io parlo di MES non ho nessun preconcetto né pregiudizio ideologico, io voglio rivendicare anzi a proposito di questo un aspetto, cioè che il MES così com'era non se ne parla neanche più, di quel cappio al collo alla Grecia maniera che c'era stato presentato all'inizio. Adesso si è aperta questa nuova linea di credito, però ancora non è chiaro tutto il funzionamento e io non voglio assolutamente se ne può prendere delle decisioni però con degli aspetti che ancora non sono estremamente chiare, perché qui si parla soltanto ad esempio dello 01, però noi dobbiamo allargare un po' lo sguardo vedere quanto ci costerebbe. Chiarissimo, vedo che questo del Mastro scalpita, tra poco arrivo anche da lui, un momento Lezzi perché voglio far intervenire tutti quanti, voglio arrivare di nuovo dal direttore. Un momento solo, ci ritorno subito. Direttore Tamburini, ci siamo dimenticati della retorica con cui tanto abbiamo riempito i nostri titoli, le nostre discussioni, quella sugli angeli in camice bianco. E secondo te l'attivazione del prestito MES potrebbe dare una risposta a quei medici che aspettano una borsa per potersi specializzare? Ma di MES ce n'è di tanti tipi. Se stiamo parlando della parte emergenza sanitaria, io credo che sarebbe un'occasione persa non utilizzarlo, perché
par di capire che è senza condizioni e quindi perché non farlo? Certo, in questo paese c'è bisogno di un grande progetto per la sanità e l'Europa è disposta a finanziarlo e di conseguenza qui adesso la palla passa al governo italiano, passa al paese, passa all'Italia. Vogliamo fare un grande progetto per l'emergenza sanitaria? Abbiamo la possibilità di ottenere finanziamenti europei importanti anche per via delle decisioni che ci sono state 2 giorni fa. Facciamolo, ma facciamolo rapidamente, perché il rischio è che noi continuiamo a parlare e poi non abbiamo la capacità di passare alla fase esecutiva e quindi sarebbe veramente una beffa avere ottenuto la disponibilità di fondi europei importanti e poi non avere progetti adeguati per utilizzarli. Guardate che le decisioni europee sono state importanti 2 giorni fa e hanno messo a disposizione di alcuni paesi, e l'Italia è il paese che ne ha di più come disponibilità, dei fondi davvero significativi, ma non è che questo significa che arriverà Babbo Natale. Babbo Natale non arriva, quindi per ottenere questi fondi occorrono progetti chiari, dettagliati, che passeranno al vaglio anche dell'Unione Europea. Bisogna farli questi progetti e io partirei proprio con un grande progetto per l'emergenza sanitaria. Allora, chiarissimo, che sia preciso, perché che sia chiaro, perché sennò perderemo delle occasioni importanti. Allora, chiarissimo, la questione è, ci arrivano tanti soldi, siamo il paese più beneficiato dal nuovo piano di aiuti europei, la questione è come li vogliamo utilizzare e soprattutto siamo affidabili agli occhi di chi quei soldi ce li dovrà dare, in parte anche a fondo perduto. Ebbene, proprio di questo la politica ha iniziato a interrogarsi. Vediamo il servizio di Gabriele D'Angelo e poi voglio sentire il parere di tutti i miei ospiti. L'Europa c'è, 2 mesi fa non c'era il recovery fund, 2 mesi fa eravamo su un tavolo di negoziato senza nuove proposte. Se il paese gongolo è andato a chiedere ai negozianti, ai commercianti, ai ristoratori, è un po' di morfina che l'Europa ci concede, ma è morfina. Il governo gongola, il paese meno. Nel day after dell'annuncio della presidente von der Leyen, Conte e i suoi ministri cantano già vittoria sul recovery fund, mentre l'opposizione invita alla prudenza. Faccio come San Tommaso, ormai credo quando vedo. Non trovo molta gente che gongola. Ho trovato 2 persone che aspettano la cassa integrazione da marzo e siamo ormai a giugno. Nell'attesa dei fondi europei c'è chi quelle risorse le chiede da subito. In videoconferenza con Conte, i sindaci delle città metropolitane minacciano il lockdown dei servizi essenziali. Il premier promette nuovi fondi, se necessario, anche con uno scostamento di bilancio. Mentre il PD ipotizza l'ingresso dello Stato nelle grandi aziende, sul tavolo dell'esecutivo resta il dossier più complicato, quello su autostrade. Dobbiamo aspettare e vedere cosa ci dicono anche gli altri. Aspettiamo e noi diciamo che l'unica strada è la revoca. La revoca era nel programma del governo giallo-verde, non credo sia nel programma del governo che abbiamo fatto insieme. Sullo sfondo c'è la lettera inviata a Mattarella da 5 governatori per dire no all'election day a settembre e anticipare a luglio il voto delle regionali. In questo modo non ci sarebbero sovrapposizioni con il referendum sul taglio dei parlamentari e si eviterebbe di dover fare i conti, anche alle urne, con gli effetti della crisi. È uno strappo, non è mai successo nella storia repubblicana. È chiaro che sia nella decisione di anticipare il più possibile il voto per le regionali, sia nella decisione di accorparlo al voto sul referendum costituzionale, pesano interessi politici. Allora, Del Mastro, voglio ripartire da lei, perché l'impressione di tanti osservatori è che dopo questa pioggia di miliardi proposta da Ursula von der Leyen ai sovranisti di un po' tutta Europa vengano un po' a mancare gli argomenti. E dall'altro, rispetto a quello che diceva il direttore Tamburini, se è vero che è un'urgenza per il Paese, un piano importante per il rilancio della sanità, sarebbe una beffa non approfittare di soldi messi già sul piatto, immediatamente disponibili, che sono quelli del MES sanitario. Allora, la pioggia, mi permetto di dire che la domanda
contiene già un trabocchetto. Io non vedo una pioggia di miliardi. Doveva essere recovery fund 1500 miliardi, nel mezzo del cammin di nostra vita è diventato 1000 miliardi, ora sono 500 distribuiti in 7 anni, che per i primi che arrivano secondo la stampa sono 11,5 miliardi per tutti i 27 paesi, quindi l'Italia forse ne porta a casa 2/3, destinati, cioè non sappiamo ancora bene a cosa, probabilmente al Green Deal, alla digitalizzazione, certo non alle emergenze vere del paese, subordinate a riforme che ci detterà l'agenda europea. Non mi pare una pioggia di miliardi così come viene raccontata, mi pare questo del recovery fund, questi 500 miliardi a fondo perduto, veramente se si verifica, se si guarda paese per paese, quindi per l'Italia, veramente una maestro, distribuita in a me verrebbe da dire per che quanto... piuttosto che niente è meglio piuttosto, no, però gliela dico come dice Giorgia Meloni, che ieri in un'intervista sulla stampa ha detto qualcosa si muove, un passo avanti è stato mosso. Siamo assolutamente d'accordo, voglio dire, e va nella linea chiesta a noi, anche se c'è un grande problema in ordine al subordinare questi 2/3 miliardi che arrivano all'Italia, quindi non stiamo parlando di altre cifre, a delle riforme strutturali che verranno decise all'Europa. E quali sono? La sanità? Dobbiamo riformare la sanità, e come e in quale direzione? Per quanto riguarda il MES, invece, mi consenta, avendo già sottratto qualche tempo, solo una battuta sulla collega Letta, che sotto certi aspetti è una pallida eco di se stessa. Mi ricordo i 5 Stelle che dovevano andare in Europa a liquidare il MES, oggi iniziano a raccontarci che il MES, se governa i 5 Stelle, è diverso e sostanzialmente apparecchiando l'Italia alla troica, allora, diventando gli scendiletto della troica e accettando. Ho l'impressione che ci sia qualche problema con il collegamento di Delmastro, chiedo alla regia di ripristinarlo. Cosa fare di questi soldi? Lo chiedo al sindaco De Caro, perché ieri c'è stato un importante confronto al limite anche dello scontro con il governo, perché i sindaci dicono così non riusciamo a garantire i servizi essenziali, anche in ragione del fatto che non hanno potuto incassare tante delle imposte locali in ragione del coronavirus. Bisogna tagliare le tasse come vuole qualcuno con questi fondi che arrivano dall'Europa, o che uso farne? Noi le tasse purtroppo non riusciamo a incassarle più, abbiamo ridotto la nostra capacità fiscale e non possiamo ridurre la nostra spesa, abbiamo delle entrate e delle uscite. Le uscite servono per il trasporto pubblico, per la raccolta dei rifiuti, per i servizi sociali, servono per la pubblica illuminazione. Le entrate sono i trasferimenti dello Stato e quelle che chiamiamo capacità fiscale, sono le tasse, le imposte, le multe, si sono ridotte di molto e quindi devono aumentare i trasferimenti dello Stato. Ieri lo abbiamo spiegato al Presidente Conte, sono andati i sindaci metropolitani in audizione, in videoconferenza, abbiamo spiegato nei dettagli che noi non riusciamo a chiudere i bilanci, l'alternativa è quella di trovarci davanti davvero a un lockdown dei servizi essenziali del nostro paese, che non ci possiamo permettere. Provate a immaginare che succede se da domani non possiamo pagare l'energia elettrica e 8.000 comuni spengono di notte la pubblica illuminazione, o se non possiamo pagare l'azienda dei rifiuti e lasciamo i rifiuti per strada. Ci siamo siamo a un passo da questo scenario, sindaco, in molte città, a partire siamo dalla sua. Siamo a 1 o 2 mesi da questo scenario, anche se ieri il Presidente Conte ha preso un impegno personale, adesso devono seguire i fatti e quindi ci aspettiamo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze già da oggi individui le regole e il fondo da mettere a disposizione dei comuni per tenere in piedi le nostre comunità. Noi abbiamo dimostrato senso di responsabilità e efficienza in questi mesi, non abbiamo mai fatto una polemica, ci siamo messi a disposizione quando c'erano tensioni sociali, abbiamo consegnato buoni spese e kit alimentari a tutte quelle famiglie che erano fragili, sono diventate più fragili o sono diventati fragili durante l'emergenza sanitaria, che è diventata un'emergenza economica e sociale, e abbiamo anche
ceduto il nostro potere di autorità sanitaria locale, non abbiamo fatto ordinanze sul coronavirus per far affrontare la pandemia in maniera univoca da un'unica cabina di regia nazionale insieme alle regioni. Direttore Tamburini, il segnale lanciato da Conte ai comuni è quello di fornire ulteriori risorse con una nuova manovra in deficit. Questo significa ancora più debito che oggi il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, già calcola nel rapporto con il PIL a oltre 150%. Ce lo possiamo permettere? Io credo proprio di no. Questo è un grande problema, perché sono stati annunciati miliardi a pioggia da tutte le parti, tirando una riga poi nelle tasche delle imprese, delle partite IVA, degli italiani è arrivato ben poco. In compenso il debito è davvero molto alto, a questo abbiamo dedicato diversi servizi del Sole 24 Ore, ogni italiano ha già oggi, compreso i neonati, ha un indebitamento da far paura, e fossero soltanto il 150%, io credo che questo numero, questa percentuale è destinata ad aumentare significativamente nei prossimi mesi, e il problema è che i debiti alla fine vanno restituiti, e quindi si creerà una morsa tra l'emergenza economica che seguirà quella sanitaria, con tanti disoccupati che creeranno disagio e forse rabbia sociale, e dall'altra l'altra parte della morsa che è legata alla situazione dei conti pubblici, che purtroppo lascia poche speranze. Questo è il problema che va affrontato, e io spero che si affronti non con decreti di PCM, provvedimenti variamente assortiti, perché ormai ce n'è una quantità tale che anche il più esperto tra i commercialisti non riesce a venirne fuori. Quindi qui bisogna fare appello alla semplicità, alla chiarezza. Davvero è un ginepraio di norme e provvedimenti da cui non se ne uscirà vivi. Servono meno provvedimenti, meno norme e più capacità di un disegno complessivo che permetta al Paese di uscire dall'emergenza economica e da quella che nell'autunno prossimo sarà un'emergenza finanziaria. Barbara perché Lezzi, i debiti vanno restituiti, e qui lo scenario era capricciante. Sì. Barbara Lezzi, davanti anche allo scenario che ha disegnato il direttore Tamburini, che cosa dobbiamo farne di questi soldi che arriveranno dall'Europa? Dobbiamo tagliare le tasse, come dice anche Luigi Di Maio, oppure dobbiamo fare degli investimenti che guardino a un futuro diverso per il nostro paese? Allora, guardi, mi dia un paio di minuti, perché sono state dette molte cose. È vero che nei decreti si sono affrontati diversi temi, però anche il direttore ha parlato di disoccupazione, di povertà, ha parlato di imprese. Allora, in questi decreti noi abbiamo affrontato cassa integrazione, reddito di emergenza, autonomi, stagionali, imprese. Abbiamo fatto il credito d'imposta per il 110%. Però Lezzi non mi può fare la lista della spesa, mi perdoni, le ho fatto una domanda, lista della spesa. No, però neanche mi può dare ordini su quello che io posso però dire. Mi è cortesia un attimo, rispondere io alle voglio domande, dire, no? però mi faccia rispondere, certo, è cortesia rispondere alle domande, io sto cercando di risponderle, dicendo quello che già abbiamo impiantato in questi decreti, perché non c'è soltanto il lato lavoro, i 7 miliardi dati alla sanità, ci sono anche finalmente degli investimenti nella ricerca, ad esempio. Allora, quante volte si è detto che nel nostro paese siamo i fanalini di coda in termini di ricerca, che ci rende meno competitivi? Finalmente abbiamo iniziato a dare soldi, quella già è una direzione, e gli investimenti sono la vera chiave per andare avanti. Noi ci stiamo attorcigliando ancora a parlare di MES, che ricordo l'ha voluto veramente un governo di Fratelli d'Italia, che adesso purtroppo non può neanche riconoscere il fatto che quello che hanno ratificato loro siamo riusciti finalmente Barbara ad archiviarlo. Lezzi, mi faccia finire, non ho ancora invece capito, però diciamo, risposta molto flash, che poi secondo devo andare secondo. Se ognuno prende le risposte per avviare un piccolo comizio è molto complicato, e anche per chi ci segue. Una risposta flash le chiedo, Barbara Lezzi, una risposta flash. Quando le diciamo con recovery fund, ridurre le tasse o investimenti, che cosa ci chiede l'Europa?
Allora, a mio avviso bisogna fare adesso subito gli investimenti per dare modo di avere quella crescita tale da ridurre le tasse. Ma vi faccio un altro piccolo appunto. Allora. Noi abbiamo eliminato completamente le clausole di salvaguardia ereditate e avremo spazi di bilancio nelle prossime leggi di bilancio. Il quadro che avete disegnato è molto chiaro, cozza un po' con lo scenario che poco fa ci ha disegnato il direttore Tamburini, ma questo è il bello anche delle opinioni contrapposte. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Io ho chiamato subito il mio capo reparto, non sapeva nulla. Ho chiamato l'ufficio personale, messaggiato, non mi rispondeva. Siamo stati sbattuti fuori senza essere avvisati. Senza essere avvisati, neanche una telefonata. È l'ultimo episodio di una trattativa sempre più difficile. Molti operai, giorni fa, entrando in fabbrica, hanno trovato il loro beige bloccato. Complice la crisi causata dalla pandemia, ArcelorMittal li ha messi in cassa integrazione. Altri 1200 operai ora sono a casa. Ci siamo sentiti umiliati. Ho detto: non posso abbassare la testa come gli altri miei colleghi e andarmene a casa. Devo far vedere a tutto il mondo di quello che sta succedendo. Il presidente Conte, il governo, deve vedere la situazione che ci ha messo. L'avvertenza Ilva è a un bivio. Se la multinazionale anglo-indiana lascia, come sembra abbia intenzione di fare, si delinea l'ipotesi di un'Ilva nazionalizzata. Se invece resta, lo farà solo a una condizione: la garanzia di un forte impegno economico da parte del governo. Molto hanno distrutto. È la colpa del governo. Il governo è stato complice in questo scempio che sta avvenendo nella città di Taranto. Hanno mercanteggiato la salute, il lavoro, la dignità di una persona. E a Taranto io voglio dire che oltre Ilva non c'è nulla. Hanno giocato con la nostra pelle. E forse proprio per scongiurare l'abbandono di Mittal, il ministro Patuanelli ha detto che è importante che il governo intervenga a sostegno della siderurgia e del mercato dell'acciaio. Da un anno a questa parte il governo ha solo trovato tempo. Il tempo per noi operai, per questa città, è finito. Qui bisogna agire. Qui si rischia che uno Stato sociale si rivolti contro. Un'azienda così grande non può essere privata. Ci deve essere lo Stato in me, come l'ENI. Hanno uscito milioni di euro per Banca Ettore, Banca dei Paschi di Siena. Perché per l'Ilva no? Visto che è di importanza strategica. Che cosa dobbiamo dire ai nostri figli? Io piango la mattina, piango. Non ce la faccio più. Siamo tutti famiglie. Siamo carne. Non siamo macchine noi che ci possono sostituire così dall'oggi al domani. Allora, questo è il reportage della nostra Paola Moscardino da un'Ilva sempre più in difficoltà. Fabio Tamburini, tutti i paesi, tutti i governi occidentali stanno immaginando dei piani per l'ingresso di capitali pubblici nelle aziende considerate strategiche. Tu ritieni che così si debba fare anche con l'Ilva e soprattutto ce lo possiamo permettere con quella montagna di debito pubblico che ci grava sulle spalle? Io credo che il caso dell'Ilva faccia veramente venire, come si suol dire, il latte alle ginocchia. Una così tanta confusione, una così tanta approssimazione era davvero forse perfino inimmaginabile. Sta venendo distrutto un polo industriale che era tra l'altro di eccellenza in Europa, molto meglio da un punto di vista della tecnologia, per esempio, dei centri siderurgici francesi. E sta venendo distrutto e qui ci sono delle responsabilità da cui non si può prescindere, perché alla fine il conto lo pagherà Pantalone, lo pagheranno tutti gli italiani. L'Ilva ha tutte le carte in regola per risultare un caso Alitalia bis, e in Alitalia l'Alitalia è costato a questo paese oltre 12 miliardi, come abbiamo pubblicato proprio nei giorni scorsi aggiornando il conto delle perdite.
Tutto ciò è insopportabile. Il grado di approssimazione che c'è stato nel trattare il caso Ilva è stato al di fuori del bene e del male. C'era stato un patto tra ArcelorMittal e lo Stato italiano e questo patto è stato rimesso in discussione dallo Stato e questa è stata un'ottima, è una palla alzata per ArcelorMittal che ha colto l'occasione, legata non soltanto alla pandemia, di una situazione di mercato in cui c'è una sovracapacità produttiva dell'80%. Adesso ArcelorMittal dice arrivederci e grazie e a noi rimangano i cocci. Chiarissimo. Barbara Lezzi, il futuro dell'acciaieria di Taranto passa inevitabilmente da una nuova iniezione di liquidità da parte del capitale pubblico? Guardi, io vorrei soltanto esprimere tutto il mio rammarico per la pochezza delle argomentazioni del direttore in merito ad Ilva, perché ha detto tutto e non ha detto nulla senza fare un'analisi e una disamina puntuale della questione. Ora io voglio andare avanti perché sono costruttiva, io ci tengo molto a quella questione che interessa la fabbrica, gli operai, il comparto produttivo, la salute e la vita dei tarantini che da decenni è messa a dura prova e purtroppo abbiamo gli oncologici pieni anche di ragazzini, di bambini e di madri che purtroppo vanno e vengono dal cimitero perché hanno perso figli in età infantile. Ora, detto questo, ieri Timmermans, perché poi possiamo anche diventare europeisti quando ci vuole, ha prospettato un investimento pubblico con l'Europa che vada nella direzione dell'idrogeno. Questo significa investire, questo significa fare del nostro paese davvero un'eccellenza e parlare di eccellenza europea con dati di fatto, con il futuro. Allora non ci fermiamo al carbone, perché magari il direttore dovrebbe andarsi a fare un giro in quella fabbrica e farsi aprire le porte di ArcelorMittal. Lo voglio chiedere a un altro pugliese che è ospite, allora, si parla che è ospite di nostro, quello, Lezzi. Mi scusi, quello davvero porterebbe quella fabbrica ad essere all'avanguardia davvero europea e sarebbe un'iniezione di investimento per dare lavoro anche all'indotto finalmente. De Caro, secondo lei il futuro dell'Ilva è in mani parzialmente pubbliche e alimentata non più a carbone ma a idrogeno, come ipotizza Lezzi, o sono sogni futuribili? Non conosco la possibilità di utilizzare l'idrogeno. Sicuramente si potrebbe utilizzare il gas, che rispetto al carbone è un sistema di alimentazione a molto impatto ambientale molto 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 più basso. Il problema dell'Ilva è che per anni abbiamo pensato soltanto al lavoro, perché dà la possibilità di lavorare a tantissime persone, non solo di Taranto ma anche del resto della Puglia. Molti baresi per esempio lavorano lì e abbiamo tenuto da parte la questione ambientale. Oggi sono partiti finalmente i lavori per la riambientalizzazione, per l'ambientalizzazione di quella fabbrica, e la speranza che quei soldi che sono stati investiti possano portare a una riduzione dell'inquinamento. Hanno iniziato a fare le coperture e spero si possa procedere però con la riconversione completa della... Però mi sembra che anche dalla pluralità di ipotesi sul campo, forse non sbagliava Tamburini quando diceva che sull'Ilva si è fatta una confusione clamorosa. Io mi devo fermare perché il nostro tempo a disposizione è finito. Ringrazio Del Mastro, Barbara Lezzi e Antonio De Caro. Saluto anche Fabio Tamburini, ricordando che domani assieme al Sole sarà allegato un inserto, tutto il bello del dopo virus, Smart Life. In un flash, Tamburini, la cosa più bella che potremmo trarre in eredità da questa pandemia? È stata un'accelerazione formidabile verso un cambiamento della nostra vita quotidiana, che da cui probabilmente trarremo anche degli aspetti positivi. Penso per esempio alle esperienze di lavoro a distanza. Oggi il Sole 24 Ore ha 300 giornalisti. Bene, lavorano a distanza 270. Di questo leggeremo tutto sul Smart Life di domani. Mi devo fermare, direttore, ti chiedo scusa. Corriamo in pubblicità, tra pochissimo. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Un minuto.
minuto dopo le 12, saluto Roberto Arditti. Buongiorno. Che mi ha raggiunto qui in studio, ma corro subito da Adriana Bellini per le anticipazioni dei titoli del telegiornale. Adriana, buongiorno, bentrovata. Ciao, buongiorno Francesco. Allora, abbiamo molte notizie oggi nel nostro telegiornale. Probabilmente inizieremo con le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, fatte quest'anno davanti a una ristrettissima platea di persone con mascherina. Tra questi c'era anche Draghi, che è stato ringraziato da Visco. E il governatore parla di una situazione di crisi epocale, fa degli scenari in merito al prodotto interno lordo anche piuttosto preoccupanti, si parla di un'ipotesi base di meno 9% per il 2020, ma ci sono anche ipotesi più gravi e più serie. Dunque, sicuramente questo. Poi abbiamo le notizie dall'estero. Oggi non possiamo non parlare, lo abbiamo fatto già nei giorni scorsi, di Hong Kong, perché Hong Kong e la Cina a questo punto si rivoltano contro gli Stati Uniti, che minacciano nuove sanzioni economiche per il via libera di Pechino alla legge sulla sicurezza nazionale, qualcosa contro cui stanno protestando ormai da tanto tempo i giovani, gli studenti che a Hong Kong devono anche subire un grave e dura reazione della polizia, che procede con numerosi arresti. In merito si aspetta il discorso tra poco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sicuramente parlerà di questo, ma anche di quello che deve affrontare in queste ore a livello interno, ovvero le rivolte della comunità afroamericana dopo l'uccisione da parte della polizia di George Floyd, questo afroamericano, e in fiamme non c'è solo Minneapolis, lì dove il fatto è avvenuto, ma un po' tutti gli Stati Uniti, anche la stessa New York. Dunque, queste sono le notizie principali, ma naturalmente ce ne sono molte altre. Io ti ridò la linea. Grazie Adriana, ci hanno raggiunto due pesi massimi, due autorità scientifiche che abbiamo ascoltato con grande attenzione in questi giorni. L'uomo del giorno, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, il grande accusatore della regione Lombardia. Ieri ha detto: i dati che provengono da quella regione sembrano falsificati, sembrano sottostimati. A Milano, dall'ospedale Sacco, il direttore di infettivologia Massimo Galli, che opera proprio in quella regione incriminata. Di questo parliamo tra pochissimo, dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, siamo di nuovo in diretta con L'aria che tira. Lasciatemi salutare Nello Musumeci, governatore della Sicilia, collegato da Palermo, e Maurizio Martina, deputato del PD, uomo del Nord, collegato da Bergamo. Ma prima di dare loro la parola dobbiamo stare sul caso del giorno, alla grande accusa rivolta alla regione Lombardia sul fatto che i dati sul contagio sarebbero falsati. Questa accusa è arrivata da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Benvenuto Cartabellotta. Allora le chiedo, lei conferma questa accusa anche dopo la querela che le è arrivata dalla regione Lombardia? Ci spieghi perché, in modo tale che poi possa consentire anche a Massimo Galli di commentare le sue parole. Buongiorno a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Ecco, tengo a precisare che noi non abbiamo mai parlato di dati falsificati, ma semplicemente o dati aggiustati, ma semplicemente ho utilizzato il termine di magheggi, che è un po' la traduzione italiana dell'inglese gaming, che nella ricerca significa enfatizzare i benefici di una terapia e ridurne i rischi, che non necessariamente implica dolo, ma sicuramente non riflette quella che è la situazione reale. Vado per punti per essere chiaro e sintetico. Primo punto, la regione Lombardia comunica in maniera univoca i soggetti guariti e i soggetti dimessi, ma i soggetti guariti escono fuori dal circuito dell'epidemia perché di fatto non sono più contagianti. I soggetti dimessi invece hanno bisogno di una quarantena di 14 giorni, poi fare il tampone e poi poter tornare in circolazione. Questo ovviamente falsa quello che è il quadro dell'epidemia e si riflette anche sul valore dell'indice RT, che ovviamente è influenzato dal numero negativo. Punto 2. La regione Lombardia non comunica i morti per provincia e per comune, ma li comunica solo in maniera aggregata a livello centrale.
Poi quando l'Istat e l'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che in Lombardia ci sono 18.000 morti in più rispetto a quelli che vengono comunicati alla Protezione Civile e si vuole andare a guardare in quale comuni sono, questo non è possibile verificarlo. Terzo punto, la percentuale dei tamponi diagnostici positivi, dei tamponi positivi. Se al denominatore noi mettiamo tutti i tamponi, anche quelli di controllo, è evidente che noi sottostimiamo il dato dei positivi. Se invece quelli di controllo che vengono ripetuti sulla stessa persona li togliamo, a ieri la Lombardia ha una percentuale di positivi del 6%, che secondo le nostre analisi indipendenti, che noi facciamo per tutto, non solo per il coronavirus, e in tante situazioni la Lombardia è stata la prima in classifica nelle nostre valutazioni, evidentemente la situazione cambia. Quarto punto, il ritardo nella comunicazione dei dati. Comunicare i dati in ritardo inevitabilmente altera quelle che sono le valutazioni fatte a livello centrale, perché evidentemente riflettono periodi di contagio differenti e non siamo più in una situazione di emergenza dove magari ci si poteva giustificare che c'erano troppi dati da comunicare. Ultimo punto, mi permetti? Prego. Sì. Ultimo punto, la Regione Lombardia, che ci ha querelato giustamente perché si è sentita offesa da quelle che sono le nostre valutazioni indipendenti, forse ieri sera doveva mettere online disponibili tutti i dati come fa il Piemonte, l'Emilia Romagna, l'Umbria, il Trentino Alto Adige e il Lazio. Allora, su questo poco fa, popolazione intera. Su questo poco fa l'assessore Gallera in diretta durante questa puntata ha fatto delle obiezioni chiare proprio su questo punto, però prima di tornare da lei su questo voglio sentire il parere di Massimo Galli. La convincono le argomentazioni di Nino Cartabellotta che sostengono che appunto se i dati non sono falsificati sono un po' maneggiati? Ma guardi, mi vuole mettere nei guai, primo perché io ho molta stima di Cartabellotta e del suo lavoro e posso dire che le cose che ha più volte presentato come valutazioni e studi effettuati erano del tutto inappuntabili. Quello che non credo francamente è che ci sia una volontà specifica di presentare dati aggiustati. Penso che piuttosto ci siano difficoltà importanti dal punto di vista organizzativo nel presentare dati completi ed accurati. Il che però è un po' diverso, nel senso che non è proprio una questione marginale. Credo che ci sia proprio qualche difficoltà, e l'abbiamo visto più volte, nella gestione complessiva del dato e nella sua specificazione, derivata probabilmente dalla grande mole di problemi e di casi che in Lombardia ci sono stati. Non credo di poter dire altro, francamente. Professor Galli, la voglio sollecitare su un'altra questione che sta molto a cuore a tutti i cittadini italiani e immagino anche ai lombardi. Secondo lei è immaginabile un abbattimento delle barriere regionali a seconda dell'indice del contagio, cioè continuare a tenere ferme alcune regioni, quelle più in difficoltà come la Lombardia, il Piemonte, la Liguria? Sa, su questo bisognava organizzarsi se si riteneva di poterlo fare molto prima. Allo stato attuale dei fatti e delle indicazioni, chiudere settorialmente, soprattutto se un settore è un'intera regione, credo che sia al limite dell'impossibile, dell'irrealizzabile e tutto sommato dell'inutile. Francamente vedo difficile bloccare frontiere che in realtà non esistono, comunicazione tra una regione e l'altra che sono ovviamente da molti, sai, direi ormai da secoli privi di dazi e di dogane. Però professore, al momento non credo che sia un qualcosa di realizzabile in modo serio e in modo efficiente. Al momento però quelle frontiere, per quanto immaginarie, sono bloccate. Io dal Lazio non posso spostarmi in Abruzzo. Lei il 3 di giugno aprirebbe a tutti o piuttosto lascerebbe altre due settimane, una settimana del regime che finora ci ha accompagnato? A me sarebbe piaciuto che per il 3 di giugno fossero state, come dire, progettate misure di maggior sicurezza per tutti quanti.
A questo punto le dico francamente che oltre di giugno si apre, oltre di giugno non si apre affatto in tutto il resto del paese anche, perché altrimenti temo che le condizioni non cambierebbero dal punto di vista della sicurezza. Allora, grazie a Massimo Galli, so che ci deve lasciare, anche in bocca al lupo per questa nuova avventura che sta intraprendendo l'ospedale Sacco con l'inaugurazione di un nuovo padiglione di terapia intensiva. Visto che si parla di regioni, io chiedo a Nino Cardabellotta di restare ancora un momento collegato con noi, perché voglio sentire il parere di Nello Musumeci, governatore della Sicilia, regione che ha un indice di contagio davvero molto basso e che guarda con preoccupazione il possibile arrivo di cittadini italiani dal nord Italia. Che cosa farà, governatore? Sta immaginando anche lei una sorta di patentino come vuole fare il governatore della Sardegna, Solinas? Buongiorno a tutti, ma no, io più che preoccuparmi mi occupo, perché sono contento che arrivino i turisti, non voglio porre barriere, ma credo che il turista abbia bisogno di trascorrere la vacanza in un clima di serenità, sapere che accanto a lui, attorno a lui, c'è un sistema sanitario, un sistema di monitoraggio assolutamente vicino, allerta e quindi in caso di contagio pronto a intervenire. Questo chiede il turista, il vacanziere, colui il quale pensa di spendere 500, 600 euro, 1000 euro, 2000 euro per venire in vacanza in Sicilia, che finora si è rivelata una delle più sicure terre del Mediterraneo. Noi stiamo lavorando ad un protocollo di sicurezza, coinvolgendo il Dipartimento Salute e il Dipartimento Turismo, perché riteniamo che l'albergatore, chi lavora in albergo, chi lavora negli stabilimenti balneari, abbia il diritto dovere di sapere di essere al centro di un sistema assolutamente inedito. La Sicilia è terra di turismo da oltre un secolo, ma mai è stata terra di turismo all'interno di un'epidemia o di una pandemia. Ecco perché tutto quello che stiamo facendo non ha un elemento di paragone. Non possiamo guardare a 10, 20, 30 anni fa cosa ha fatto la Liguria prima o cosa ha fatto il Piemonte. Ce lo stiamo inventando giorno dopo giorno. Governatore. Ed essere attrezzati, io credo che sia un'esigenza innanzitutto a favore del turista. E poi naturalmente a favore dei residenti. La fermo un momento perché a Milano il nostro Andrea Milluzzi ha raggiunto il Vice Ministro alla Salute, Giampaolo Sileri, vediamo se è ancora a disposizione della sua inquadratura e del suo microfono. Che è lei il Ministero? Sì, il Ministero sono io, però lasciamo dire i tecnici del Ministero. Io ho fatto questa domanda oggi, al momento non ho una risposta su questo perché ancora non ho avuto una risposta dei tecnici del Ministero. Non temete? Però se lei mi chiede, quell'ospedale deve essere chiuso, beh, se continuiamo così non serve quella terapia intensiva, è evidente questo. Non temete una possibile ricaduta negativa sul sud con la riapertura del nord, che è messo in maniera molto diversa? Ma ce l'avete calcolato? Quel famoso rischio calcolato, cioè gli indicatori che noi stiamo utilizzando, che non è solamente l'R con zero, ma sono 21 indicatori diversi, ci stima qual è il rischio dello spostamento. È chiaro che con l'estate maggiore sarà lo spostamento verso il sud, verso le regioni di vacanza, e maggiore la possibilità di trasmissione. Ma lì c'è anche un altro problema. Il problema che può insorgere è la capacità recettiva del servizio sanitario regionale laddove arrivano tutte. Rientriamo con le parole di Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute. Ritorno da Nino Cardabellotta, che ha appena detto, è il rischio calcolato. Possiamo immaginare di riaprire i confini di tutte le regioni senza mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini del sud. Lei condivide questa lettura, dottore? Ma guardi, le nostre analisi di ieri mattina, che poi contestualmente sono state offuscate dalla polemica con la regione Lombardia, dicevano sostanzialmente che ci sono tre regioni, a ieri la Lombardia, la Liguria e il Piemonte, dove c'è la percentuale più elevata di tamponi diagnostici positivi, il maggior incremento di nuovi casi a fronte di quella che è una limitata attitudine all'esecuzione di tamponi diagnostici. Cioè che cosa significa? Significa che la circolazione del virus in queste regioni è ancora importante e si stanno facendo pochi tamponi per andare a identificare i casi.
Questo triplice indicatore, voglio dire, senza nulla, senza volerci sostituire a quelle che sono le decisioni ovviamente istituzionali, perché il nostro è un monitoraggio indipendente, ci dicono che probabilmente è il 3 giugno per queste tre regioni ancora presto. Poi la decisione se riaprire tutto, lasciare diciamo queste tre regioni stand by o non riaprire nulla, è evidente che è una decisione di tipo politico. Diciamo, da nazionalista convinto, io sono certo che la soluzione più logica sarebbe una sorta diciamo di sacrificio prolungato anche per le regioni dove oggi si può riaprire, per solidarietà nei confronti della Lombardia, allora, della Liguria e del Piemonte, in maniera molto oggettiva. Allora, voglio con questo coinvolgere anche i politici che ci hanno raggiunto, però Cartabellotta, l'obiezione che prima sollevava Gallera rispetto alle sue parole, io gliela devo porre. L'assessore sosteneva: un conto sono i dati che noi diffondiamo nei comunicati stampa, che sono evidentemente sommari, un conto invece sono i dati che la Regione Lombardia e il suo apparato tecnico trasmette al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore della Sanità. In quel pacchetto di dati la scomposizione è prevista. Quindi, che dati guarda Nino Cartabellotta? Questa è la domanda che si poneva Gallera prima con noi in diretta. Allora, intanto ringrazio l'assessore Gallera perché ha avuto nei miei confronti parole di stima, oltre che nella fondazione, però volevo precisare dal ricercatore indipendente una cosa. Un aspetto è la completezza e la qualità del dato, un'altra cosa è la sua analiticità e il livello di dettaglio. Sulla seconda questione è ovvio che sono perfettamente d'accordo con Gallera. Non tutti i dati si possono mettere a disposizione e renderli pubblici, perché ce ne sono alcuni che circolano solo a livello istituzionale. Però se i dati ufficiali, quelli che vengono fuori dalle cosiddette schermate, come lui le ha chiamate, che vengono diffusi, attenzione ai cittadini, risulta una sovrastima dei guariti, una sottostima dei decessi, è evidente che stiamo parlando di due cose differenti. Esatto. Quindi che una fondazione indipendente non può fare ricerca su quelli che sono i dati che vengono resi pubblici, questo non è accettabile, perché siamo in un paese civile, libero e democratico. Una domanda, premesso che Cartabellotta secondo me in questi mesi ha fatto un lavoro prezioso, e premesso che comunque siamo nemici del pensiero unico per definizione, e quindi chi discute, argomenta, studia è utile al sistema, e vorrei che tutti lo facessero con pacatezza, e mi permetto, noi che maneggiamo le parole, di dire a Cartabellotta: faccia, professore, il massimo dell'attenzione nella scelta dei vocaboli, perché magheggi non è proprio una parola elegantissima. Poi la Regione Lombardia reagisce querelandola, e secondo me noi di tutto abbiamo bisogno in questa fase, tranne che di querele e situazioni di questo genere. Però, prof, le cito un punto. Lei nella disamina che ha fatto iniziando quest'oggi ci ha detto che, guardi, uno dei punti delicati dei dati della Lombardia è che non distingue i dimessi dai guariti. Ho capito bene? Esattamente. Bene. Ora, noi abbiamo tutti imparato ad avere confidenza con la tabella nazionale di riepilogo della Protezione Civile, quella che veniva alla fine della conferenza stampa e che comunque continua a essere diffusa tutti i giorni, nella quale la colonnina in verde, che ormai abbiamo imparato a memoria a guardare, mette insieme i dimessi e i guariti nella stessa colonnina. Allora io le chiedo, ma questa sovrapposizione dimessi guariti la fa solo la Regione Lombardia o sta anche in tutti gli dati delle altre regioni? Perché se io guardo questa tabellina che ormai è diventata... Domanda chiarissima. Cartabellotta, poi voglio coinvolgere Martina. Grazie per la domanda. Noi il 2 aprile e il 10 aprile abbiamo sollevato il problema. L'analisi fatta su 8 regioni, che rappresentavano all'epoca il 92% dei casi, documentava che era solo la Lombardia comune a caricare questo dato in forma aggregata, ma che dal punto di vista quantitativo distorceva in maniera importante il dato nazionale, perché di fatto in quel momento aveva il 55% dei guariti. Quindi questo è evidente che rispetto a regioni che comunicavano addirittura in maniera differente le guarigioni cliniche da quella virologica, il mischione di messi guariti dal punto di vista della trasparenza dei dati non è proprio il massimo. Allora, un momento ancora Maurizio Martina, perché vedo che il nostro Andrea Millusti è riuscito a collegare a tu per tu il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri. Viceministro, buongiorno intanto. Che idea si è fatto di questa polemica che si è scatenata proprio ieri sui dati della Lombardia? Avete a che fare con dati non affidabili? Questo stesso sospetto solleva oggi Walter Ricciardi sulle colonne di Repubblica.
Allora, è chiaro che, ma io questo lo dico già da diverse settimane, che serve una trasmissione dei dati sempre migliore, lo dicevo anche poc'anzi ad altri giornalisti. I dati oggi sono sicuramente più accurati anche per volume, perché immaginatevi 2 mesi fa il volume soprattutto della Lombardia, il numero di casi che avevano, e anche star dietro a tutti quei casi qualche errore può esserci stato, però credo che oggi con i numeri che abbiamo i dati siano molto più accurati. Vice Ministro, secondo lei il 3 di giugno si abbattono tutte le frontiere regionali, se ne abbatteranno solo alcune, o è giusto che se qualcuno deve rimanere fermo, tutta l'Italia deve rimanere ferma? No, dobbiamo aspettare i dati che proprio in questo momento la cabina di regia del Ministero sta valutando, e in base ai criteri saremo in grado di dire come saranno le riaperture, ma non vedo perché dobbiamo essere pessimisti. Abbiamo avuto degli ottimi dati nel primo report, abbiamo avuto degli ottimi dati nel secondo report la scorsa settimana, non vedo perché, visti poi i dati giornalieri che vengono comunicati, sebbene ci siano delle oscillazioni quotidiane, non vedo perché quelli di oggi non debbano essere buoni, che quindi magari si possa procedere sempre con cautela, ma riaprire dal 3 giugno. E poi tutti quanti, invece questo non sarà, è immaginabile, non sono immaginabili partenze differenziate. Questo mi pare di capire sia la linea del governo. Beh, potrebbero esserci delle partenze differenziate solo nel caso vi sia una situazione drasticamente cambiata, ma non vedo, diciamo, questa possibilità dai dati visti questa settimana. È chiaro che poi l'analisi dei criteri stabiliti dal Ministero, che sono 21 diversi, prendono in considerazione altri fattori, ma non mi sembra che in una settimana ci siano stati dei cambiamenti in senso negativo o drammatici. Quindi diciamo ottimisticamente credo che, però dobbiamo tenere in considerazione una cosa, cioè questo report verrà fatto una volta a settimana, quindi ciò non toglie che nelle settimane a venire, in caso di variazioni, possano essere necessari per massima cautela dei passi indietro chirurgici laddove necessario. Ecco. Speriamo che siano solo chirurgici, perché leggo con grave apprensione le parole di Brusaferro che dice che non ci siano, dati fanno la prevedere una seconda ondata Covid, e davanti a queste parole ovviamente tremano i dati, tremano le vene e i polsi a tutti quanti. Vado da Maurizio Martina, che ringrazio per la pazienza. Dunque, l'Italia il 3 o riparte tutta insieme o resta ferma tutta insieme in nome di una solidarietà nazionale? Ma guardi, io non mi sostituisco a chi deve fare una prima valutazione di tipo tecnico-scientifico sull'andamento dell'epidemia. Certo, il mio auspicio è che si possa partire in questa nuova fase tutti insieme, ma sono d'accordo con quello che veniva detto dal Vice Ministro. Bisogna sapere che dagli elementi che abbiamo questo potrebbe accadere, bisogna essere pronti a intervenire. Ormai abbiamo capito che scenari anche nei prossimi mesi possono cambiare, e anche il tema che veniva posto da Brusaferro credo che debba essere interpretato in questo senso, cioè predisporci subito ad immaginare anche scenari evolutivi negativi e sapere come intervenire differentemente da cosa abbiamo vissuto e da come abbiamo vissuto la prima ondata dell'emergenza. E questo è un grande tema delle istituzioni, della politica, di tutti quelli che devono immaginare come intervenire in futuro di fronte a quello che potrebbe accadere in ragione dell'esperienza tragica, dolorosissima, difficilissima che abbiamo vissuto. Mi faccia dire una cosa da Bergamasco sui dati. Non mi sostituisco a quello che avete detto, perché condivido in larga parte le valutazioni anche equilibrate che sono state date. Però mettetevi nei panni di un cittadino, ad esempio di questa provincia, della provincia di Bergamo, che ha dovuto scoprire che in questa provincia ci sono stati 6.000 morti in 2 mesi da un'analisi fatta da giornalisti locali che con grande professionalità hanno organizzato un flusso di informazioni con le anagrafi dei comuni, comune per comune, e hanno dato questa informazione. 6.000 morti in 2 mesi. 6.000 morti in 2 mesi reali di fronte ai dati che venivano
annunciati dalle conferenze stampa di Regione Lombardia. Ora, io non voglio fare nessuna polemica politica, ma possiamo ragionare sul fatto che non funziona un meccanismo dove vengono dati alcuni dati fondamentali in un certo modo e la realtà dei fatti va da un'altra parte? Io lo dico perché non voglio che capiti mai più, ma non mi interessa nulla del colore politico, della certo. giunta, del governo. Chiedo solo di poter fare un ragionamento tutti insieme su come mettiamo a salvaguardia per il bene di tutti alcuni dati essenziali. Dopodiché, Roberto, vieni in soccorso anche tu. Se continuiamo a mettere in discussione la validità dei dati, iniziamo anche a mettere in discussione il fatto che finora ci aspettavamo dagli scienziati e dagli esperti delle risposte univoche per districarci in una situazione inedita come quella di una pandemia. Sì, però, e io sottoscrivo quello che ha detto Maurizio Martina ora, però dall'altra parte dico anche che tra il pensiero unico e discussione anche tra esperti, io preferisco la discussione anche tra esperti. Perché in tragedie come queste di tutto abbiamo bisogno, tranne che del pensiero unico. È come se, e lo dico con un pizzico di provocazione, noi credessimo, e io non ci credo, ai dati sul numero delle persone decedute che le autorità russe o cinesi comunicano. Guardiamoli. Le cose non stanno così. Allora io dico che in un certo senso un po' di confusione democratica che viene fuori da un paese come l'Italia è meglio delle granitiche certezze di sistemi non democratici. Certo è, lo ricordava Martina, ma cominciò qualche settimana fa con grande onestà intellettuale anche il sindaco di Bergamo a prendere atto con i dati della mortalità nel suo comune, che però è la città più importante tra quelle colpite, dove il numero dei morti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo di quest'anno era cresciuto, paragonandoli a quelli dello scorso anno, molto oltre il numero dei decessi attribuiti al coronavirus, per il semplice fatto che molte persone hanno perso la vita e nessuno per il virus e nessuno gli ha mai fatto il tampone. Quindi, allora, noi dovremo fare una grande operazione di verità nei prossimi mesi e dovremo anche, in qualche caso, cominciare a dire che non è andato tutto benissimo. Chiarissimo. Ecco. Corriamo di nuovo a Milano. Andrea Milluzzi ci chiede la linea. Chi c'è con te? Penso di riconoscere dietro la mascherina Stefano Buffagni. Esattamente, Francesco, il vice ministro segretario allo sviluppo economico è qua con noi, appena inaugurato questo nuovo reparto di terapia intensiva del Sacco. Stiamo parlando anche noi della riapertura dell'Italia e della Lombardia. È prevedibile una riapertura scaglionata, con la Lombardia ancora chiusa, oppure andremo tutti insieme e quando? Ma guardi, io credo che questa scelta sia da lasciar prendere al CTS, agli esperti che ci hanno guidato fino ad oggi su quei lati. Credo che non è una valutazione soggettiva mia o una valutazione politica, ma deve essere una scelta fatta su basi scientifiche e su ragionamenti tecnici. Punto. Quindi io spero si possa riaprire tutto insieme, poi dopodiché bisogna garantire la sicurezza. Lo chiedo allora a Nello. Un reparto. Un momento soltanto, perché voglio sentire il parere. Ok. Vai, Andrea. No, solo una cosa, Francesco, sul modello lombardo, la Lombarda che il sottosegretario aveva attaccato in passato. Questa mattina si inaugura un reparto con fondazione di una fondazione di soldi privati sostanzialmente. Conferma un po' la critica al modello lombardo della sanità che ha fatto, o alla luce di quanto è successo ha rivisto la posizione? No, qui ci sono soldi privati che hanno finanziato la realizzazione di un reparto pubblico all'interno di un ospedale pubblico, quindi senza astronavi o senza cattedrali nel deserto, ma una struttura integrata all'interno di un ospedale pubblico. Quindi credo che questo sia un modello che funziona. Si parla di più di 30 milioni donati dai cittadini lombardi e dalle imprese. Il modello Lombardia, tanto decantato, evidentemente ha avuto delle falle. Io credo che ci sia la necessità di fare chiarezza. Salviamo quello che ha funzionato, ma è evidente che una esasperata privatizzazione, quindi a discapito del pubblico, un'assenza dei territori, ha portato dei danni che insomma andranno rivisti, quindi allora, credo che la riforma che aveva fatto Maroni ha fallito. Grazie. E che secondo me andrà assolutamente. Grazie Stefano Buffagni. Stiamo sulla questione che sta a cuore ai cittadini e voglio chiedere grazie a Nello Musumeci rispetto a queste riaperture. Due esponenti del governo dicono
auspichiamo di poter andare nella direzione di una riapertura di tutti i confini regionali dal 3 di giugno. Lei si fida e se fosse così che cosa farà? Io darei la parola per primo al mondo della scienza. È il dato epidemiologico che decide prima ancora della politica se bisogna aprire e se bisogna aprire il 3 o il 7 di giugno. Credo che ci siano le condizioni per poter fare un ulteriore passo avanti, ma va fatto in assoluta sicurezza. Anche la parola assoluta mi sembra azzardata, perché abbiamo ormai capito che un soggetto asintomatico, che non ha febbre, che non ha tosse, che non ha alcun sintomo, insomma, può essere alla fine portatore del virus. Quindi è chiaro che bisogna adeguare, in caso di riapertura, intanto un sistema omogeneo, perché non riesco a immaginare la riapertura a macchia di leopardo in Italia. Già basta guardare la cartina geografica per capire come questa soluzione appare assolutamente impossibile. E poi perché bisogna operare con un sistema di monitoraggio, con una condotta di allerta che deve vedere coinvolto tutto il sistema sanitario nazionale, affidato però alla scrupolosa vigilanza delle regioni. Noi ci stiamo lavorando in Sicilia, perché la gente ha il diritto ad andare in vacanza e a trascorrerla in un clima rassicurante. Presidente, sono le istituzioni che debbono fornire questo clima. Mi spiega come riuscirebbe a convincere i suoi concittadini siciliani a, nel caso, restare fermi dentro i propri confini regionali per un'altra settimana o forse due, se si decide che il paese deve stare fermo per altre due settimane? Il tema non è la mobilità all'interno della Sicilia. Assolutamente, noi l'abbiamo blindata la Sicilia alla fine di febbraio e i primi di marzo, e devo dire che la linea del rigore e della fermezza ha pagato. I miei conterranei, i siciliani, verso i quali di solito si hanno luoghi comuni, apprezzamenti molto superficiali e sbrigativi, hanno mostrato grande disciplina, certo frutto anche della paura, ma non soltanto di quella. E adesso i miei conterranei vogliono aprire e vogliono aprirsi, ma vogliono farlo in un contesto di sicurezza, in un contesto in cui il sistema sanitario non deve essere rilassato, ma deve apparire molto più allerta di quanto non lo fosse nel mese di marzo o nel mese di aprile. Allora, i miei conterranei, gli imprenditori, le isole minori, all'interno dell'isola maggiore, tutti aspettiamo centinaia di migliaia di turisti che stanno telefonando per sapere quando apriamo e con quali regole. Ecco, chiarissimo, le regole, Presidente. Stiamo lavorando alle regole. La devo fermare, perché il nostro Andrea Milluzzi è riuscito a intercettare l'assessore regionale alla sanità e al welfare Giulio Gallera. Sono contento che Nino Cartabellotta si sia potuto trattenere ancora un poco con noi. Gallera, non le porto via tempo, andiamo subito al punto, rispetto all'accusa che la Regione Lombardia abbia maneggiato i numeri. Ma guardi, conosco il dottor Cartabellotta, quindi non posso veramente pensare che siano state dette le cose del genere. Noi diamo numeri che sono certificati dall'Istituto Superiore della Sanità, controllati costantemente, che sono ampi, strutturati sulla base di modalità e procedure che sono definite a livello nazionale. Addirittura c'è un decreto che individua le modalità con cui le regioni devono fornire i dati, e quindi c'è l'Istituto Superiore della Sanità che certifica la correttezza delle modalità con cui noi diamo i numeri. Per cui... Allora, Cartabellotta, visto che ha a disposizione l'assessore Gallera, individui una cosa di cui si aspetterebbe dalla Regione Lombardia in fatto di trasmissione dei numeri, così magari riusciamo a risolvere questa questione. Intanto ringrazio l'assessore per le parole di stima e ovviamente mi dispiaccio, diciamo, della querela che si è creata. Quello che noi chiediamo è che il database regionale di tutti i dati sia messo come strumento open access per la consultazione pubblica sia dei ricercatori che dei cittadini, come avviene in Piemonte, in Emilia Romagna, nel Lazio, perché credo che questo che sia un segno, diciamo, di trasparenza importante. E poi per quello che riguarda la vicenda dei guariti dimessi, è indispensabile anche dal punto di
prevista della tutela sanitaria e dell'organizzazione della prevenzione dei soggetti del contenimento dei soggetti infetti, che i due dati vengano riportati separatamente anche nel bollettino quotidiano. Chiarissimo. Giulio Gallera. Sì, ma guarda, i nostri dati sono a disposizione dei ricercatori che ne fanno richiesta, ma lo sono sin dai primi momenti. Qualcuno addirittura ha pubblicato su riviste scientifiche i dati sulla base, cioè ha fatto articoli sulla base dei dati che noi abbiamo forniti. Quindi sono sicuramente a disposizione di tutti. Ciò che viene rappresentato tutti i giorni con delle infografiche che sono una semplificazione, evidentemente non è quello che arriva all'Istituto Superiore della Sanità. Noi abbiamo dati che evidenziano i nuovi contagi, che evidenziano le date inizio sintomi, quindi ci troveremo anche con il dottor Cartabellotta per dare l'evidenza della totale correttezza e solidità dei nostri dati. Io penso che in questo momento dobbiamo lavorare insieme e provare a dare un'evidenza di come tutti si sta facendo un passaggio in avanti, quindi di fronte a una indicazione chiara che noi non abbiamo fatto magheggi, io sicuramente penso che il nostro presidente non avrà motivo di prendere atto di quella che magari è stata un'espressione non felice e quindi magari di superarla. Eviteremo un ulteriore processo già alla mole di procedimenti aperti nei nostri tribunali. Grazie a Giulio Gallera, grazie anche a Nino Cartabellotta, ringrazio anche Nello Musumeci che so che ci deve lasciare. Corriamo in pubblicità, siamo un po' in ritardo. Mambo. Operatore turistico a contadino, una nuova routine, una nuova giornata, un nuovo modo di essere. Mi sono sposato, ho un bambino e i costi, insomma, ci sono. Noi abbiamo avuto tante iscrizioni, tante richieste, sia di aziende che di lavoratori, e anche di persone laureate. L'agricoltura non si può fermare. Riconvertendo il personale dell'albergo siamo riusciti a risolvere un po' di problemi. Se noi non riusciamo a fare funzionare la terra, è la nostra rovina. Rischiamo che tutti i raccolti possano essere lasciati marcire direttamente nei campi. Torniamo in studio e in diretta con l'aria che tira, perché in queste settimane di pandemia tanto si è parlato dell'agricoltura, si è parlato del rincaro sui beni di primo consumo, ma si è parlato tanto anche dell'allarme di tanti imprenditori che si trovavano nella indisponibilità di forza lavoro per riuscire a raccogliere i frutti della terra. Ne parliamo oggi con Dino Scanavino, presidente della CIA, Agricoltori Italiani. Ben trovato Scanavino. Buongiorno. Collegato dalla sua Asti. Intanto, sulla scorta di quello che abbiamo visto in questo piccolo brano di servizio, ma gli italiani stanno ritornando al lavoro della terra? Beh sì, diciamo che c'è un certo interesse che è anche legato alle necessità a volte. Gli italiani che si trovano in difficoltà, che hanno timore di non trovare un posto di lavoro, pensano che in agricoltura sia comunque un luogo dove ci si può riparare. In realtà rischiamo di infrangere qualche sogno, ecco, fare l'agricoltore è un lavoro complicato, forse è meglio mettersi d'accordo con qualche agricoltore, diventare un buon collaboratore e poi di lì avviare una carriera. In questi giorni, Scanavino, si è discusso tanto, anche in ragione di un provvedimento adottato dal governo, della necessità di regolarizzare i braccianti irregolari, perché senza quella regolarizzazione non ci sarebbe stata la possibilità di metterli al lavoro. Lunedì iniziano, si aprono le domande. Dal suo osservatorio, è stato un provvedimento importante? Noi l'abbiamo definito dal primo momento un'azione che poteva aiutare a risolvere un problema molto serio, un problema che è legato alla scarsa mobilità dei cittadini in Europa e quindi al fatto che i nostri lavoratori abituali
non possono raggiungere le nostre aziende dall'est Europa. È venuta avanti una sanatoria, chiamiamola così, che può aiutare a risolvere quel problema. Certo, non è la panacea. Per questo, assieme ad altro, assieme a strumenti di flessibilità che in parte sono venuti, in parte devono ancora venire, possono garantire il buon svolgimento dei raccolti delle grandi campagne che devono ancora iniziare. Servono pensiamo anche nuovi strumenti, lei dice, per esempio i voucher. Oggi sul Sole 24 Ore titola Vendemmia a rischio senza stranieri e voucher. Sì, io tendo a non pronunciare più questa parola, perché come si parla di voucher ci scatena la rissa, no? E quindi anche la terminologia deve evolvere. Io non so esattamente cosa, come chiamarli e quali devono essere i meccanismi burocratici, ma a noi serve la possibilità di poter assumere in modo flessibile e senza troppa burocrazia persone anche per pochi giorni, sapendo che le raccolte, se parliamo della vendemmia, hanno delle dinamiche particolari. Si lavora due giorni, si sta fermo uno, piove, la cantina che deve ritirare il prodotto, insomma ci sono una serie di difficoltà che vanno affrontate. Molto chiaro. Allora, dobbiamo un attimo ripristinare il suo collegamento. Maurizio Martina, lei è stato ministro dell'agricoltura nei governi di centrosinistra, chiamiamoli come vogliamo, non voucher ma buoni di lavoro quotidiano. Ritiene che siano uno strumento importante, che vanno in direzione dei bisogni degli imprenditori agricoli? Ma ha ragione Dino Scanavino, dobbiamo evitare di fare una discussione semplicemente copia e incolla rispetto a quella che abbiamo trascinato fin qui in tanti anni rispetto al tema voucher. Io vorrei dire questo: noi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti possibili che già abbiamo, peraltro in grande parte, per accompagnare le imprese agricole, soprattutto in questa particolare stagionalità. Ma vorrei dire anche in termini ordinari. Allora, alcune leve potenziali ci sono e vanno sfruttate meglio di quello che è stato fatto fin qui. La possibilità di attivare questi lavori stagionali anche per settimane c'è. Naturalmente il presidente Scanavino dice bene una questione che noi conosciamo, e cioè che dobbiamo provare a lavorare per alleggerire ulteriormente il carico burocratico amministrativo. Certo che il voucher dal tabaccaio di un tempo era nettamente più veloce di qualsiasi altra procedura, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, però è anche vero che quel tipo di strumento ha generato delle storture. Mi faccio fare una domanda sulla regolarizzazione, perché nelle settimane scorse era stato presentato come lo strumento che avrebbe risolto gran parte dei problemi delle campagne italiane. Abbiamo sentito poco fa da Scanavino che, insomma, sì, può servire, ma non è la panacea di tutti i mali. Allora, guardi, perché insistere così tanto? Perché andava fatto. Ha ragione il presidente Scanavino, io non penso che sia la panacea di tutti i mali e sbaglieremmo a discuterne così. Andava fatto per creare un percorso di regolarizzazione, di emersione del lavoro nero anche in un settore complesso e straordinario come questo. Non penso che si risolva il tema solo con questo, penso che però la scelta del governo e della maggioranza, la sostengo, sia stata una scelta allora, coraggiosa. Martina, ma se diventava uno strumento di riscatto dal lavoro nero, perché allora lasciare fuori alcuni settori in cui il lavoro irregolare questa è molto diffuso, per esempio l'edilizia o la logistica, e crede che a questo punto si possa anche modificare in sede di conversione in Parlamento? Non lo so, questo lo valuteremo. La domanda che lei pone è una domanda centrale, perché ci sono altri settori che meriterebbero un intervento di questa portata. Dopodiché, tra non far nulla e aprire questo varco, io non ho alcun dubbio.
meglio aver aperto questo varco, soprattutto sul lavoro agricolo e sul lavoro domestico. Allora, grazie a Maurizio Martina, ringrazio anche Dino Scannavino. Vedo che si sta microfonando il ministro del Sud, Peppe Provenzano, uno che è salito sulle barricate per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari. Di questo parleremo con lui, ma parleremo tanto anche della spaccatura tra regioni rispetto alle riaperture e dei miliardi che ci arrivano dall'Europa. A tra poco con Peppe Provenzano. Mondo italiano. Mondo italiano. Un minuto dopo le 13, di nuovo in diretta con l'aria che tira. Vedo che si è già collegato con noi Giuseppe Provenzano, ministro del Mezzogiorno. Prima di dargli la parola, un benvenuto a Paolo Sottocorona per le sue previsioni del meteo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Situazione direi abbastanza chiara, perché vedete questa fascia di nuvole sta scendendo verso sud. Questa mattina ha dato temporali al nord, qualcuno ancora c'è sull'Emilia Romagna e poi proprio il grappolo di temporali che sta interessando la parte centrale del Lazio, quindi Roma. Questo sistema si sposta verso sud, però guardate nelle seconde 12 ore della giornata di oggi, nel pomeriggio, ancora è la parte centrale, soprattutto le zone interne, ma la parte centrale che ha fenomeni anche intensi, quindi ancora sicuramente temporali. Le piogge meno intense raggiungono il sud. Al nord c'è una discreta quantità, ci sarà una discreta quantità di schiarite, quindi tende a migliorare. Però vediamo la carta delle piogge previste domani in tutta la giornata. Vedete che anche al nord ritorna una fascia alpina e prealpina e anche un po' più verso la pianura, dove in maniera isolata ancora temporali. Questi si formano nel pomeriggio, un po' con quel meccanismo estivo in qualche modo, che al mattino insomma ci sono poche nuvole, nel pomeriggio ci sono i temporali. E ancora temporali al centro, soprattutto sul Lazio, poi sulle zone interne del sud, in Sicilia, un po' meno in Sardegna. Quindi situazione questa che, diciamo, ancora presenta una forte instabilità. La giornata di domenica vede un leggero miglioramento, soprattutto al nord. C'è qualche pioggia, ma meno intensa, schiarite al centro, però sull'Appennino centro-meridionale e al sud, soprattutto fra Calabria e Sicilia, vedete che il maltempo si mantiene ancora, diciamo, piuttosto attivo. Una foto simbolica quella che ci manda Tonino, questo ombrellone solitario sulla spiaggia. Si potrebbe vedere il lato positivo, che si ritorna sulle spiagge, e il lato negativo, che questo ombrellone evidentemente dal maltempo è stato un pochino bistrattato, quindi un po' e un po'. Un po' e un po'. Grazie a Paolo Sottocorona. Do il benvenuto a Peppe Provenzano e mi ricollego subito dalla immagine che ci ha proposto il nostro Paolo Sottocorona, perché vacanze sono sinonimo di libertà di spostamento. Dopo questo lungo weekend c'era stato promesso di ritrovare la piena libertà dal 3 di giugno e invece ci sono proprio dei governatori del suo mezzogiorno che invece dicono attenzione, addirittura si è parlato di patenti sanitarie, di test di negatività. Sono legittime quelle preoccupazioni dei governatori del sud, che sostanzialmente hanno zero contagi? Le preoccupazioni in questa fase sono tutte legittime. Detto questo, noi come governo puntiamo a mantenere l'impegno sulle riaperture, ma questo non si fa a prescindere decide Totò. Il governo in questa fase decide sulla base dell'analisi dei dati di contagio. Oggi il Ministero della Salute diffonderà gli ultimi, che saranno preziosi nell'assumere questa decisione. È una decisione che deve avvenire all'interno di una cornice nazionale. La Costituzione non prevede che esistano confini regionali. Qualsiasi limitazione alla libertà di movimento delle persone e delle merci deve essere strettamente giustificata da ragioni sanitarie. Non esistono patenti di immunità che nessuno può rilasciare. Bisogna insieme decidere con razionalità in questa fase in cui non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi la libertà che dobbiamo riconquistare tutti deve essere garantita in piena però sicurezza. Quindi, visto che ancora non abbiamo i dati, è inutile che le chieda se il 3 saremo o meno liberi di circolare in tutto il paese. Però il quadro nel quale il governo si muove è
o tutti quanti potranno muoversi attraverso i confini regionali oppure nessuno potrà muoversi. Come glielo va a spiegare ai cittadini di Trapani, di Palermo, di Cagliari che magari da settimane contano pochissimi contagi, negli ultimi giorni addirittura zero? Ma non è così, guardi, io ero anche nelle settimane scorse mi sono espresso a favore di eventuali riaperture differenziate nel paese sulla base di dati oggettivi che sono l'indice di contagio, la disponibilità di posti in terapia intensiva, di tamponi, cioè della capacità di dare una risposta all'emergenza sanitaria in maniera pronta, immediata qualora si presentasse, e questo ancora oggi deve guidare, diciamo, le nostre scelte. C'è un impegno da parte del governo a muoversi all'interno di una cornice unitaria, questo non significa che non si possano operare delle scelte differenziate, ma non c'è diciamo il potere unilaterale, lo dice la Costituzione, non lo dice il governo, di un Presidente della Regione di chiudere i confini, diciamo, senza motivazioni precise, anche perché diciamo, i confini sono unici nel nostro paese, riguardano la nazione, non riguardano le regioni. Roberto Arditti. Ma io ho una domanda per il ministro Provenzano, che, lo dico per chi ci segue da casa, prima di fare il ministro è uno studioso, ed è uno studioso di temi economici. Oggi ha questa delega importante, secondo me delicatissima in questa fase, cioè occuparsi del nostro mezzogiorno, pur nei limiti della delega ministeriale, ma è un tema che riguarda Parlamento, Governo, riguarda tutto il sistema istituzionale ed economico. Ministro, la mia domanda è questa. Siccome è abbastanza probabile che alla fine della pandemia noi ci ritroveremo non con lo stesso mondo di prima, cioè le posizioni tra i giocatori in classifica saranno cambiate, io credo che noi rischiamo che chi era un po' più in difficoltà, per esempio le zone meno forti economicamente dell'Europa, tra cui il nostro sud, finiscano per trovarsi ancora più in difficoltà di prima, come a volte accade durante le crisi. Il dato ufficiale che l'Unione Europea ci propone è meno 9,5 per il prodotto interno lordo italiano nell'anno in corso. Ci batte in negativo solo la Grecia, la stima è meno 9,7, non a caso i due paesi più a sud dell'Unione Europea. Allora io chiedo questo al Ministro, sapendo la sua passione di studi e la sua competenza su questi temi, non dobbiamo forse nel grande piano per l'Italia che si tenta di mettere in campo trovare qualche sfida sul sud che sappia però più di investimento che di spesa corrente? Io sono d'accordo con Arditti sia sull'analisi che sulla soluzione. Sull'analisi perché benché questa pandemia abbia colpito maggiormente il centro-nord, le aree più sviluppate, al sud si abbatte sulle sue fragilità strutturali, sulle ferite non ancora sanate dalla crisi precedente. Ecco perché io mi sono battuto in questi giorni non solo per prevedere misure differenziate, ma anche per evitare quello che è sempre accaduto nelle crisi precedenti, che la spesa corrente anche di sostegno all'economia, di tampone alle falle delle crisi, venisse finanziata con risorse destinate agli investimenti nel mezzogiorno, perché nelle crisi precedenti è sempre accaduto così. Per questa volta lo abbiamo impedito proprio perché quelle risorse ci servono. Ci servono per fare quello che diceva Arditti. Spesso si pensa che ci possa essere una divisione nel nostro paese. Gli investimenti li facciamo nelle aree produttive e nelle aree, diciamo, meno sviluppate si fa l'assistenza. Ecco, io non penso questo. Penso che politiche di sostegno ai redditi, di contrasto alla povertà siano importanti, ma la politica per il Sud è una politica di rilancio degli investimenti pubblici e privati. È quello che abbiamo provato a fare. Io, prima che scoppiasse la pandemia, giusto una settimana prima, avevamo presentato insieme al Presidente Conte un piano Sud. Io credo che quello sia ancora più attuale e più urgente nella sua attuazione, anche per le linee che individuava: scuola, salute, connessione anche digitale, infrastrutture. E questo piano deve inserirsi nel più grande piano del Recovery Fund. Ecco, su questo io, Ministro, volevo arrivare, perché la notizia della settimana sono questi 172 miliardi a disposizione dell'Italia, in parte come grant, quindi
fondi non da restituire ma da rendicontare e in parte come veri e propri prestiti. Possono essere un volano per gli investimenti, ma Luigi Di Maio dice che quei soldi servono anche per abbassare le tasse e addirittura ieri ha detto dobbiamo abolire completamente l'IRAP. Lei che ne pensa? No, io penso che siano due argomenti totalmente distinti, cioè noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo iniziato a fare, cioè abbassare le tasse per i redditi medio-bassi e provare a spostare la tassazione dal lavoro e dalla produzione alla rendita improduttiva, ma questo si fa nell'ambito di una riforma fiscale, ma quelle risorse del Recovery Fund vanno utilizzate per quello per cui sono state pensate e per quello di cui l'Italia ha estremamente bisogno, che sono investimenti infrastrutturali, ma pensiamo alla digitalizzazione, la banda ultralarga su cui siamo in ritardo e in queste settimane di pandemia abbiamo visto quanto essenziale certo. Sia alla vita di ciascuno di noi. Quindi, e all'organizzazione, ministro, del lavoro, i soldi europei, il riassetto del territorio, un piano per questo la riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica. Quindi lei ci conferma, come peraltro dice oggi il ministro Amendola, i soldi europei non dovranno servire per ridurre le tasse o per costruire una riforma fiscale complessiva? Ma il ministro Amendola, che ha il grande pregio di leggere le carte, ha detto quello che ci sta chiedendo l'Europa, cioè quelle risorse vanno non solo spese per investimenti, ma dobbiamo anche dire esattamente dove lo vogliamo fare, con che tempi, su che opere, cioè fare esattamente quello che, di cui l'Italia peraltro ha bisogno, fare un piano di investimenti in cui, me lo lasci dire, non diciamo per l'etichetta, il Mezzogiorno deve avere un ruolo straordinario, ce lo dice la Commissione, perché lo lega anche alla coesione, alle risorse della coesione, e quindi siamo al lavoro su questo. Questo non significa che il tema che ha posto Di Maio non sia importante, ridurre le tasse, beh, facciamo all'interno di una riforma fiscale e poi ridurre, io sono fedele a un principio che è sancito non dal socialismo ma dalla nostra Costituzione, che chi ha di meno deve pagare di meno, chi ha di più deve pagare di più. Quindi la riforma fiscale complessiva deve essere legata a questo principio. Roberto, un momento soltanto. Certo. Quindi è stato sbagliato secondo lei inserire nel decreto rilancio una sospensione generalizzata dell'IRAP, sia per quelle imprese che appunto avevano di meno perché avevano subito delle grosse perdite, e sia anche per quelle imprese che avevano un po' di più, visto che magari con la pandemia non avevano subito nessun tipo di contraccolpo? Non ho capito, l'ha chiesto a me o a Davide? L'ho chiesto a lei. Ah no, io guardi, penso che le imprese che in questa fase hanno guadagnato non sono meritevoli di un particolare sostegno, però per ragioni tecniche ci è stato spiegato che la sospensione temporanea e molto limitata dell'IRAP estesa a tutti era la soluzione più rapida, e noi in questa fase avevamo bisogno, ce l'avete detto tutti, avevate tutti ragione e ne eravamo consapevoli anche noi, di interventi rapidi, immediati, perché avevamo l'esigenza di tenere in piedi l'intero tessuto produttivo. Roberto, perdonami. Al netto del fatto che se un giorno dovessimo arrivare, ci sono dei temi di bilancio, ad eliminarla l'IRAP non sarebbe una cattiva notizia per l'Italia. Conoscendo però la franchezza del ministro Provenzano, gli chiedo questo. Ministro, in autunno o magari anche prima, convincerete i vostri colleghi alleati del Movimento 5 Stelle che con elevata probabilità il MES ci serve? Mi lasci dire una cosa sull'IRAP, perché quello è importante. Io sono convinto che in questa fase temporanea, per esempio, dovremmo farci carico di una battaglia storica su cui la Commissione ha sempre chiuso, per esempio per una fiscalità di vantaggio sulle imprese anche nel Mezzogiorno. Per esempio proprio agendo sull'IRAP.
perché diciamo, noi abbiamo anche il dovere di provare a riattirare quelle imprese che negli anni passati avevano delocalizzato, ma questo significa per esempio spostare, appunto, abbattere le tasse sulla produzione, su chi produce, su chi investe, su chi mantiene l'occupazione stabile, quindi non un discorso, diciamo, generalizzato. Sul MES io sono d'accordo con la posizione espressa dal Presidente Conte e dal Governo nella sua compattezza, cioè che noi questa discussione la facciamo quando abbiamo chiuso il negoziato. Ieri abbiamo festeggiato tutti, diciamo, la proposta della Commissione, ma vorrei ricordare soprattutto a me stesso che il negoziato non è ancora chiuso, va chiuso nel Consiglio europeo. Sarà una battaglia difficilissima perché c'è uno scontro con alcuni governi nazionali che alcuni chiamano frugali, io chiamo diciamo un po' miopi, perché non fanno i conti con il fatto che se oggi, diciamo, c'è una caduta del mercato interno, del mercato unico europeo, le conseguenze sono anche per loro, cioè in questo momento nessuno si salva da solo. Allora, la devo fermare un momento, Ministro, perché dobbiamo andare in pubblicità, pochissimi secondi, e poi torniamo con il Ministro Peppe Provenzano. Mondo italiano. Di nuovo in diretta con l'Aria che tira, di nuovo in compagnia con il ministro Peppe Provenzano. L'emergenza sanitaria rischia di diventare un'emergenza economica. Oggi Carlo Bonomi, numero uno degli industriali, prospetta la possibilità di una perdita di 1 milione di posti di lavoro, ma lancia anche un'accusa molto specifica. Vedo un ceto politico che ha zero visione e zero strategie sulla modernizzazione di questo paese. Che cosa risponde, ministro? Bah, per la verità non mi sembra un'accusa molto specifica, mi sembra un'accusa molto generica, però sono convinto che diciamo, sia legittima ogni critica in questo momento, e soprattutto sono d'accordo con la preoccupazione espressa, cioè tutti gli istituti ci dicono che questa crisi avrà un impatto maggiore rispetto alla crisi precedente che aveva lasciato sul campo in Italia 1 milione di posti di lavoro. Ecco perché diciamo, abbiamo mobilitato risorse senza precedenti per provare a minimizzare l'impatto anche sul fronte occupazionale, dando anche, come abbiamo detto prima, aiuti importanti alle imprese. Dopodiché, ministro, ecco, io credo che ci sia... Al di là dei sussidi, degli interventi di ristoro, c'è il bisogno di riforme. Probabilmente le riforme sono quelle che ci chiederà anche l'Europa quando andremo ad attingere ai suoi fondi. Secondo lei, questa maggioranza così sfilacciata è in grado di reggere la sfida di una ampia azione riformatrice di questo Paese? Le riforme dobbiamo farle non perché ce le chiede l'Europa, ma perché ce le chiede questo Paese, e l'abbiamo visto in maniera drammatica durante la pandemia, cioè semplificare la nostra amministrazione pubblica, un'architettura istituzionale troppo complessa che spesso rallenta le decisioni e soprattutto la loro realizzazione. Non è, diciamo, non serve a rispondere all'Europa, serve a rispondere a un'esigenza dei cittadini e del nostro sistema economico e produttivo. Però sul fatto credo se questa maggioranza sia in grado di farlo, al di là di chi ce lo chiede e delle necessità, da dove vengano le necessità, siete in grado con questa maggioranza che si divide su tutto? Noi ci siamo fatti carico di una legge di bilancio che l'estate scorsa tutti dicevano sarebbe stato impossibile da realizzare, l'abbiamo fatto. Abbiamo affrontato, diciamo, la crisi più grave della storia della Repubblica nel nostro Paese, e lo abbiamo fatto magari con errori, come era inevitabile. Siamo stati i primi tra le democrazie occidentali a fronteggiare la pandemia. Adesso dobbiamo misurarci con la sfida
sfida che lei sta ponendo, che è rilanciare gli investimenti, riformare il nostro paese, semplificarlo. Io credo che dobbiamo alzare il livello dell'ambizione di questo governo e solo così si potrà fare chiarezza sulla tenuta della maggioranza rispetto alla dimensione delle sfide. Allora, grazie Provenzano, le faccio un in bocca al lupo rispetto a questo auspicio che lei ha fatto, alzare la asticella di questo governo. Grazie a Roberto Arditti, in linea al telegiornale, buon fine settimana, noi ci vediamo lunedì di nuovo con L'Aria che Tira.